questo posto sempre pieno di gente, di giovani, di personalità, di diplomatici, ma che ti sei inventata questa volta nella biblioteca? Beh, inventare, diciamo che siamo delle persone molto creative, ecco, il nostro direttivo è molto creativo e oggi inauguriamo la biblioteca omonima Marianne Risé. Abbiamo un patrimonio librario al momento di oltre 3.000 libri, non solo in italiano ma anche grazie soprattutto all'apporto della comunità argentina, una bella sezione dedicata alla lingua castigliana. E sì, abbiamo dentro il console Calamai, non ci dimentichiamo che c'è anche Madame Valérie Gervais dell'ambasciata di Francia e sta per arrivare il ministro Cerniak dell'ambasciata argentina, però in realtà al di là delle cariche istituzionali quello che ci interessa è la gente comune che è venuta e ne sono venute tante, infatti mi spaventa un po' guardare questa sala piena di gente perché mi chiedo dove li mettiamo seduti, però preferisco vedere gente in piedi e quindi capire che comunque c'è stata questa, come dire, questo interesse molto forte e quindi per noi è una cosa, una battaglia vinta, ecco. Qui siamo a Tor Bella Monaca, una delle zone più difficili di Roma, eppure una cosa del genere riesce a crescere e a fiorire. Oggi è la biblioteca, appunto. Come ci riesci, insomma, e qual è la missione? Oddio, riuscirci è un miracolo, dico la verità, nel senso che è un impegno molto grande. La biblioteca è iniziata a nascere più o meno 3 mesi fa, quando ci ha contattato una signora per una donazione di una biblioteca intera che apparteneva al padre. Abbiamo voluto scommettere in qualche modo sulla cultura e diciamo che a vedere quante persone ci sono oggi l'abbiamo vinta per ora.